Amici, oggi faremo questa rosellina, vedete, utilizzando le foglie di palma. Guarda che belle che sono. Si tratta delle classiche palme che abbiamo nei nostri giardini e che sono diffuse un po' in tutta Italia. Non vi preoccupate se non doveste avere questo tipo di pianta, è sufficiente utilizzare una pianta che abbia foglie lunghe e abbastanza alte, diciamo 4-6 cm di altezza della foglia, circa. Fate delle prove, non è difficile, però ci vuole un pizzico di manualità. Vi lascio a questo magnifico tutorial e io intanto faccio come Wanda Osiris. Ciao! Questa è la palma che useremo, è la palma Livingstone o Livingstone chinensis, sicuramente pronunciata male, sicuramente. È la palma, diciamo, domestica, quella che si trova in molte case italiane, o meglio nei giardini italiani. La difficoltà qui è quella di riuscire ad ottenere dalla palma delle sezioni sufficientemente larghe, e cioè, nella mia esperienza, perlomeno di 3 centimetri, come in questo caso. Procedimento. Prendiamo la prima foglia. Allora, in questa prima foglia facciamo un piegamento, una piega verso il basso, quindi a 90 gradi, in questo modo. Non è un lavoro di precisione questo, quindi non impazzite per cercare l'angolo perfetto. Nuovo secondo piegamento, vedete, lo rifaccio, lo ripeto, sempre nella direzione del peduncolo, dello stelo, in questo modo. In alto piego anche qui la foglia, una piccola piegolina, per poi recuperare l'ampiezza però della foglia con cui dovrò lavorare, altrimenti non potrò formare facilmente il fiore. A cosa mi servono queste pieghe che vi sto mostrando? Semplicemente a creare l'interno della foglia. Comincio a fare roteare su se stesso il peduncolo. Mi fermo ad un certo punto. Guardate la mano non dominante, nel mio caso la sinistra, fa fare alla foglia una rotazione su se stessa. Contemporaneamente con l'altra mano giro lo stelo. Questi due movimenti vanno insieme. Di tanto in tanto fermo la foglia, il peduncolo, la foglia, perché altrimenti il fiore non riuscirebbe a rimanere composto, perché la foglia è molto scivolosa e anche troppo sottile, troppo poco alta. Vedete? Ripeto il movimento, quindi foglia girata su se stessa, rotazione attorno al peduncolo e di tanto in tanto applico qualche punto metallico. Se volete potete utilizzare anche la colla, la classica colla a caldo. Io devo dire che così però mi trovo molto molto bene, molto pratico. Di nuovo rotazione della foglia e poi faccio girare lo stelo. Fermo tutto quanto, poi quando sono verso la fine qui devo applicare, guardate, la parte sottile della pinzatrice passa bene attraverso i vari giri della foglia, quindi non ci sono problemi. Tolgo la parte ammalorata, quella estrema, ed ecco come faccio la giunzione tra una foglia e l'altra. La inserisco nella piega. Vedete, molto semplice, lo rifaccio, inserisco una foglia nella piega dell'altra. Naturalmente dovete essere bravi a tenere tutto insieme. Le mie mani forse non sono fermissime in questo momento perché ho letteralmente tra le braccia la fotocamera, quindi lavoro in modo molto scomodo e ho anche le braccia distese in avanti, che non è il modo migliore appunto per fare un lavoro del genere. Allora, vedete, solita rotazione sia della mano sinistra che della mano destra. Ed il fiore, precisamente la rosa, si sta formando, le corolle si stanno formando. Potete andare avanti, vi assicuro, quasi all'infinito. Un'altra rotazione. La foglia qui è un po' più grande e devo dire che è meglio, perché
insomma, guardate questo movimento verso l'alto, significa che devo applicare dei punti per fermare la forma in questa situazione. Faccio passare, e vi assicuro che passa tra uno strato e l'altro, la pinzatrice e fermo la foglia. Lo faccio anche sotto, nella parte sottostante, in questo modo, vedete, e ovunque ci sia bisogno, questo dovete valutarlo voi, vedete che passa, la parte sottile della pinzatrice passa un po' dappertutto. E poi ricomincio, vedete, qui vado leggermente più veloce, tolgo sempre l'ultimo lembo, quello ammalorato, inserisco una foglia, che può essere anche più grande, va benissimo se è più grande, e ripeto l'operazione. Se non ricordo male, qui di foglie ne ho messe 4, quindi sono quasi arrivata alla fine. Vi devo fare vedere una cosa importante però, prima di arrivare proprio all'ultimo punto metallico. Continuo a girare, solito movimento delle due mani, vedete che si sta formando una rosa anche piuttosto gradevole. Inserimento di una foglia anche bella grande, così posso anche terminare meglio la parte inferiore del fiore, quindi mi dà più sicurezza, ho la possibilità di assicurare meglio la parte inferiore e di disegnare meglio le corolle. Giro, guardate, io adesso formerò delle cuspidi, aspettate che vado avanti ancora un po', ok, dove la foglia sottostante, la corolla sottostante è piatta, è in orizzontale, disegnata in orizzontale, io sopra disegno delle cuspidi, ok, per dare un po' di movimento a questa forma, praticamente delle estremità appuntite, faccio delle estremità appuntite, perché poi quando si diventa pratici si decide dove creare le estremità appuntite, quindi dando un tocco di veridicità e di realtà a questa forma che poi è stilizzata. Quindi sotto c'è poco movimento e io sopra creo un'estremità appuntita, una cuspide, se posso utilizzarla per questo tipo di lavoro. Vedete? Piego dove c'è bisogno, quindi posso anche proprio disegnare la rosellina che desidero. E lo faccio fermando con un punto metallico il punto in questione. Di nuovo qui, vedete, qui si vede bene. Sotto c'è una linea orizzontale, sopra la cuspide. E vado avanti in questo modo, anche qui faccio lo stesso. Sono arrivata praticamente alla fine. Ancora un paio di punti metallici e questa rosellina si può dire finita. Questa rosellina, ma ce ne sono altre, aspettate, ce ne sono altre, ecco qui, vedete? Ora vi mostro anche il lato inferiore di questa rosellina, vedete fatta così? Ultimo punto metallico, e adesso appoggio un attimo, si può sistemare un pochino l'interno, apro un pochino i vari strati, perfetto, guardate com'è bello, com'è lucida, come lucido, l'effetto proprio è molto bello, il colore. E adesso pioggia di roselline, quelle fatte fino a quel momento. Ne ho fatte altre, ho creato, in questo caso io ho creato una bella ghirlanda, che magari vi farò vedere su Instagram. Sapete, ho anche Instagram, pensate un po'. Quindi se volete venitemi a cercare e io vi accoglierò a braccia aperte. Allora, che ne dite? Fateli anche voi, fatemi sapere, aspetto notizie, provate, è un lavoro bellissimo. Vi mando un abbraccio, vi saluto come sempre, al prossimo video. Ciao!